Dai gattini! I vestiti! Francesca! Mamma, sì, li ho trovati i vestiti! Mamma, lo possiamo buttare a casa nostra? No, 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 a me già mi stanno bruciando gli occhi, mi dispiace. Non è possibile, Martina. Dai, pensiamoci almeno! Mamma, ti ho detto che per me è no. Se è no, una cosa deve essere no. Va bene, Francesca, allora ci risentiamo. Andiamo a Salvo, andiamo a Martina. Ciao ragazzi, fatemi sapere qualche cosa. Mamma, io non sono tanto convinto per prendere un altro gatto. Un altro animale non credo che sia una bella soluzione per noi. Vabbè, papà Salvo, però io invece ero d'accordo per adottarlo. Il gatto era molto bello, però secondo me abbiamo già troppi animali e non possiamo occuparci anche di quest'altro gattino. Poi è molto piccolo, gli dobbiamo dare il latte ancora, è ferito ed è la cosa che mi preoccupa di più. E come ti ho già detto, io sono anche allergico. E va bene, papà Salvo, adesso daremo la comunicazione a Martina e le diremo che noi non adotteremo assolutamente il gatto. Esatto. Va bene, cuoricini, ci vediamo fra 5 minuti a casa e insieme a voi diremmo questa cosa a Martina, che adesso si è addormentata in macchina e per fortuna ancora non ci sta sentendo. Un'ora dopo. Cuoricino, ho il gatto dentro il giubbotto. Mi devo sbrigare a nasconderlo. Adesso nascondo lì dentro. Piccolino, per 5 minuti qua. Cuoricini, faccio la truppa tenerezza e me lo sono portato. Ma adesso se lo scoprono mamma e papà si arrabbiano. Va bene, intanto devo poterli da mangiare. Cuoricini, siamo appena tornati a casa. Mamma T si è già fatto una doccia, anche Leon si è fatto la doccia, papà Salvo è su che si sistema e Martina purtroppo è molto molto dispiaciuta. Appena siamo arrivati è salita subito nella sua stanza, si è chiusa nella sua stanza, perché come avete ben capito e come avete visto poc'anzi nella macchina, insieme a papà Salvo abbiamo deciso di non adottare un gattino. E quindi Martina è molto dispiaciuta, molto triste, ha pianto tantissimo, però purtroppo in questo momento noi non possiamo adottare uno dei gattini feriti, quelli che sono stati appunto investiti. Adesso io salirò sopra in camera da Martina e proverò a parlarle. Venite con me. Martina! Mi dispiace tantissimo, però purtroppo... Martina! Martina! Amore, ma che stai facendo? Ci dobbiamo andare a fare la doccia. Capisco che sei triste, però ci dobbiamo fare la doccia. Mamma, lasciami stare, devo andare in cucina. No, ma che in cucina? Ti devi andare a lavare, saliamo. Ma mangiamo, ho fame. Vabbè, andiamo a fare uno spuntino prima. Va bene, ok. Allora Martina, cosa vuoi che ti prepari? Ti preparo un panino? Ti preparo, non lo so, dei biscotti? Mamma, ci penso io. Adesso mi prendo qualche brioche. Tu vai là, stai tranquilla, vai. Va bene Marti, come vuoi. Allora vado di là e piego un po' la biancheria. Vabbè. Però sbrigati, che ci dobbiamo fare la doccia. Va bene mamma, mi sbrigo. Basta che mi lanci in pace. Qui la mamma ha delle scatolette per i gatti randagi. Eccole. Ah, trovata. Adesso lo nascondo e la vado a dare. Martina? Martina, ma dove vai? Dove scappi? Dove corri? Niente, mamma, devo andare a fare pipì. Ma devi fare la pipì, ma il bagno c'è anche qua sotto. Ma comunque la lascio stare, perché sarà sempre troppo arrabbiata. Oggi la lascio stare, e vabbè. Vieni, ti ho portato una scatoletta.
Ha detto mia. Cuoricini era troppo affamato. Cuoricini, speriamo che non mi scoprono. È troppo carino, io lo voglio tenere. Cuoricini, ma quanto ci impiega Martina Missy al bagno e per fare una pipì? Sto salendo, vediamo che cosa è successo. Martina! Martina! Non mi sente! Piccolo, io ti devo mettere qui perché sennò ti scoprono. Martina! Martina! Ma che stai facendo qui? Mamma, sto giocando. E io che pensavo che eri triste. Martina, ci dobbiamo fare la doccia? Mamma, no, io non me la posso fare. C'ho mal di pancia. Come mal di pancia? Un'altra volta! E allora che fai? Chiamiamo la pediatra, vediamo anche cosa ti senti, amore. Sì, mamma, sono male. Mi devo mettere quell'elettro. Scendi, lasciami stare. Martina, ma scusa, ma ti faccio compagnia. Mamma, non c'è bisogno. Voglio un po' di privacy. Privacy? Adesso questa ha imparato pure privacy. Vabbè, Martina, ok. E allora esco. Ma Martina, ma... c'è un odore strano. Ma... che è sto odore? Tipo di... Sembra la scatoletta che no, ai gatti. Ma viene da quella parte. Mamma, no, c'è sul odore di scatoletta. È che tu cucini sempre, stai sempre a mangiare i gatti quando sono abbandonati e quindi ormai senti sempre questi odori. Ora vai, perché voglio stare sola, mi stai stressando. Ma forse c'hai ragione tu, ormai a furia di aprire scatolette per tutti i gatti del quartiere, forse ormai sentirò sempre questi odori. Beh, comunque Martina, tra 5 minuti ti devi fare per forza la doccia, ok? 5 minuti, vado e torno. Mamma mia, ci è mancato poco. Vieni qua piccoletta, ora ti apro. Prendi un po' d'aria. 5 minuti dopo. Martina, dai, che ti prendi i vestiti, che ti devi andare a fare la doccia e prendiamo i vestiti puliti, dai. Mamma, no, non mi voglio cambiare, voglio stare sempre con questi vestiti belli. Martina, ma che storia è questa? I vestiti sono sporchi, siamo andati a giocare con i gatti, ti devi fare la doccia, ti devi mettere il pigiama pulito e poi dobbiamo preparare la cena. Fammi aprire questo armadio e fammi prendere i vestiti, ma che cosa ti prende? Martina, ho detto spostati! Ma cosa vuol dire? No, devo prendere i vestiti! Aiuto! Allora, vediamo un po'. Ma dov'è? Martina, ma dov'è cosa? Oh, dov'è la mia maglietta preferita? La tua maglietta preferita è sempre qui, al solito posto. Va bene, comunque, allora abbiamo preso le magliette, i leggings, ok, andiamoci a lavare, su. Ci vediamo fra 5 minuti. Guarcini, ho perso il gatto! Un'ora dopo. Guarcini, mi sono appena fatta la doccia! Ma non trovo più il gatto! Per caso qualcuno di voi l'ha visto? Se l'avete visto, scrivetelo nei commenti! Martina, ma con chi stai parlando? Niente, mamma, con i cuoricini. Che gli stavi dicendo ai cuoricini? Gli stavo chiedendo cosa avevo fatto oggi. Ah, e che avete fatto? Che avete fatto? Comunque, Martina, io adesso vado a cucinare. Ma io vado a camera mia. Va bene. Cuoricini, io vado a cercare il gattino. Nel frattempo.
Cuoricini, ma che cosa posso preparare per stasera da mangiare? Ah, ecco! Potrei fare del pesce! Ma cos'è stato? Oh! È tutto il fiumai qua! Questa sicuramente è stata Martina! Adesso mi sento!